Eccoci qua, buona domenica, amici e amiche del Titolo TV, eccoci qua insieme a Francesco Maggiore con il nostro classico approfondimento cinematografico. Ciao Francesco. Buona domenica a te, Donato, un saluto ai nostri video ascoltatori. Oggi di domenica, quando vabbè, noi siamo abbastanza dinamici perché il titolo TV, non avendo un palinsesto fisso. Insomma, a seconda delle nostre esigenze, impegni e quant'altro, riusciamo comunque in qualche modo a dare l'approfondimento canonico settimanale ormai da sette anni a questa parte. Francesco, oggi di che cosa ci parli in trasmissione? Oggi parlerò di un film che è uscito nel weekend, Belfast di Kenneth Branagh, film in bianco e nero. Tra l'altro sappiamo che Kenneth Branagh è uno che si cimenta, può passare dal regista di Shakespeare fino a Thor. Quindi dei figli della Marvel, anche Assassino sul Nilo. Quindi insomma è una, una figura molto polietrica nel cinema mondiale. Quindi sappiamo, allora, Kenneth Branagh sappiamo, no? Si è sempre cimentato con Shakespeare, Amleto, eh, Molto rumore per nulla, eh, comunque vari adattamenti cinematografici appunto del Bardo. Però da questo punto di vista qui si parla proprio di un, um, un film forse semi-autobiografico -autobi della sua vita, un po' come se fosse. È stata la mano di Dio di Kenneth Branagh, possiamo dire, oppure anche in Roma di Kenneth Branagh, sappiamo che noi abbiamo parlato di entrambi i film, Roma perché? Perché comunque è un po' una sorta di Amarcord eh, nordirlandese, devo dire la verità, quindi racconta comunque in maniera semi-autobiografica, cioè che significa un po' raccontare di se stessi senza far vedere che si sta raccontando di se stessi, quindi in questo caso si parla anche di un momento specifico della storia, cioè il 1969, in cui in Irlanda del Nord, appunto, Belfast, che prende proprio il nome, eh, appunto, della capitale dell'Irlanda del Nord, cioè ovvero la città natale del regista, in cui si parla appunto dello scontro fra cattolici e protestanti, quindi si parla anche un po' dell'infanzia stessa del, eh, del regista, che è qui impersonato da un bambino del nome Buddy. Quindi eh, anche qui no, si cambia un pochino il nome, un po' come faceva anche Sorrentino nel, con il suo mh, personaggio ricalcato su, sulla sua vita che lo chiamava Fabietto. No? Quindi in questo caso un po' c'è questa voglia di parlare di se stessi con un nome diverso. E qui che si parla di questo scontro fra cattolici e protestanti, il bambino appunto che addirittura c'è questa scena, infatti mi ha fatto pensare, ecco perché poi no, la passione per Thor in un certo senso, perché il bambino ha questo scudo. Questa spada, no, finti che gioca no, per le strade, quindi eh, si raccontano episodi dell'infanzia, no? cioè quello che accade attraverso gli occhi dei bambini, attraverso il suo rapporto con i genitori, il rapporto con gli amatissimi nonni. Anche Ma loro, tra l'altro cioè... ti dico, eh, sembra già da un, due mesi, tre mesi, no? insomma, stanno proponendo diverse pellicole in bianco e nero. Cioè, sembra come se si sia tornato all'amore per il vecchio cinema, no? A parte che io amo tantissimo questo stile del bianco e nero. Pensiamo al film Cold War di Pavel Pavlikovsky, eh, un bianco momento. e nero che lo vediamo dalla regia che ci sta mandando l'immagine alle nostre spalle. Un bianco e nero che non era un bianco e nero vero assoluto, questo si vede che è artefatto. Con colore che è un bianco e nero più brillante. Perché se ti ricordi, il bianco e nero è un po' più opacizzato, no? Esattamente, ma qui poi si sta raccontando un'epoca poi. Sai, vedendo queste immagini mi viene da pensare a quello che sta accadendo attualmente, no? nel contesto storico. Per l'amor no? di Dio, non ne parliamo, se no si aprono degli scenarios con un, un accenno alla fine perché c'è qualcosa anche dal punto di vista cinematografico che sta avvenendo. Però, tornando al film di Brana, qua eh, si racconta questo episodio della sua infanzia, del fatto che comunque l'innocenza dell'infanzia viene un po'. Scossa no, da questi scontri che ci sono tra cattolici e protestanti, non dimentichiamo che l'Irlanda del Nord è sempre stata un po' violentata da questo punto di vista, eh, metaforicamente e letteralmente da questo conflitto. Eh, poi, vabbè, nei, nei panni dei genitori del protagonista abbiamo Jamie Dornan che già aveva interpretato Christian Grey in 50 Sfumatori di Grigio, Catriona Balf nei panni della madre. Judy Dench nei panni della nonna e Ciaran Nils nei panni appunto del, del nonno, che sono delle figure molto importanti per lui e sono anche fondamentali. Non dimentichiamo, i nonni sono sempre stati la, la figura cardine no? nelle, nostre, nelle nostre vite e qui hanno anche... E lo sono loro ancora loro, oggi! Lo sono ancora oggi, anche hanno il loro valore. Tant'è il film si apre comunque anche con il uh, piano sequenza proprio sul, uh, questa carrellata sulle immagini della Belfast contemporanea. Sulle immagini, cioè, sono le immagini a colori iniziali che poi fanno passare subito al bianco e nero del passato. Guarda, io leggo anche una serie di riconoscimenti perché mi sono andato a prendere la pagina inerente al, al film. Come riconoscimenti del 2002 premio Oscar c'è cioè la candidatura per il miglior film, candidatura per il miglior regista, candidatura per il miglior attore non candidatura. protagonista, candidatura per la migliore attrice non protagonista, candidatura per la migliore sceneggiatura originale, candidatura per il miglior sonoro e la candidatura per la migliore canzone, insomma alla fine tante candidature, quindi vuol dire in qualsiasi aspetto lo si è visto e scrutato il film ha un gran successo. Allora c'è da dire questo comunque sette candidature ai Golden Globe ha portato a casa il premio come miglior sceneggiatura. Sì, Oltre allora, ad aver avuto, avuto, avuto anche, anche la ca sì, oltre che alle Golden Globe, aver avuto anche la candidatura come miglior film drammatico, migliore attrice. Non protagonista di nuovo, attore non protagonista, e... Più, anzi un secondo attore non protagonista e miglior regista oltre che la migliore canzone originale quindi più o meno Golden Globe e ehm, premi Oscar se equivalgono insomma allora quello che stavo dicendo prima possono equivalersi ma non sempre corrisponde a quello che effettivamente poi verrà a essere premiato perché ai Golden Globe quello che ha preso più premi è stato Il Potere del Cane di Jane Campion però eh, il film di Kenneth Branagh ehm, Sette candidature ha portato il premio al miglior sceneggiatura. Que che cosa può succedere? Può ripetersi lo stesso fenomeno agli Oscar, magari con un può fare il paio con un altro paio di Oscar, tre oscar, altri, magari quattro. Ma non è detto questo, può essere, perché no, no, non sai mai come ragionano i giurati dell'Academy Award. Poi vabbè, voglio dire, io ho detto il potere del cane. Secondo me è un film secondo me, veramente sopravvalutato quindi non. Eh, questo è un bel film che può portare. Certo, magari non può essere per forza il cosiddetto capolavoro, come lo esaltano in tanti, però comunque è un film che rimanda a un'epoca. Che è così tanto caro anche agli Academy Awards. Poi. È un'edizione che, secondo me, può, può avere diversi colpi di scena. Comunque, sai cosa sto, sto leggendo proprio tra, le, tra i riconoscimenti, che sia Golden Club che premi Oscar, quanto Afi Special Awards. Eh, festa del Cinema, insomma British Academy Film Awards, Critics Choice Awards, tutti comunque sono concordi per il migliore attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, migliore musica, quindi cioè, sembra che le varie premiazioni no, dislocate in tutto il mondo a livello cinematografico li abbia messi d'accordo tutti, no? più o meno. Io direi comunque anche sono molto molto lodevoli le interpretazioni dei non protagonisti, sia di Charaninz che è veramente sbalorditivo e anche Judy Dench credo che potrebbe fare anche questo, potrebbero aggiungersi al, al palmare finale, però stiamo parlando degli Oscar in questo caso, quindi credo che due o tre Oscar potrebbero starci in questo caso. Poi, per carità, eh, poi dipende tutto come decidono come si decide in quella serata. Non dimentichiamo gli Oscar saranno il 27 marzo, quindi esattamente fra un mese esatto da oggi, quindi eh, ci si sta avvicinando a quella data. Comunque poi. dichiarazione del regista di Paul Schrader, Belfast è il quinto miglior film del 2021. E quindi stiamo parlando di Paul Schrader, comunque ha dato già Paul Schrader aveva presentato il collezionista di carte al Festival di Venezia, quindi un film è stato applauditissimo. Paul Strade, non dimentichiamo, è un grandissimo regista e anche un grandissimo sceneggiatore, quindi al, non è un'analisi data a caso la sua, quindi è stato apprezzato. Poi, non dimentichiamo, il film è stato presentato anche, alla, come abbiamo visto, alla Festa del Cinema di Roma, al Telluride Film Festival, quindi è stato molto apprezzato eh, dalla critica, quindi bisognerà vedere che cosa... Non dimentichiamo, io dico sempre: c'è sempre il giapponese Drive My Car che potrebbe creare un Explorer a sorpresa come lo fece Parasite nel 2020, perché Drive My Car è candidato a quattro premi Oscar, quindi un caso molto più unico che è raro. Comunque, un film giapponese non ha preso mai tante candidature. Se non, se non erro. E, dunque, questo film si lascia guardare con questo meraviglioso bianco e nero. Poi sappiamo anche Cold War. Che era anche questo bianco e nero affascinante Roma di Waron, eh, perché comunque si sta parlando di episodi dell'infanzia senza raccontare comunque con nomi diversi, personaggi diversi, quindi dai, dai nomi diversi. Però, eh, ognuno di noi ha impresse le, le immagini della propria infanzia nella propria mente. no I Periodi più belli della nostra vita sono stati quelli più spensierati. Quindi eh, sappiamo anche magari quando noi ripensiamo a quel momento sono stati anche dei, dei momenti che hanno lasciato il segno della nostra vita Senti, a Belfast caso, a chi lo consiglieresti? In particolare ma Belfast comunque è un film per tutti da, da questo punto di vista, quindi perché eh, si racconta comunque la storia, si racconta anche una vicenda familiare in un contesto più grande, quindi stiamo parlando sempre lo sfondo è quello classico eh, scontro tra cattolici e protestanti, non è un po' come i film di Jim Sheridan, irlandese paradosso credo, delle sponsor. religioni. Questo è il paradosso delle religioni, no che tutti, dice, tutti dicono che in comune hanno quella frase: siamo fratelli, e poi, alla fine, no, fratelli, coltelli, in atto'. Giusto è sempre lo scontro. Poi vedi no, anche questo. C'è cioè una forma di ho... prevaricazione religiosa che io, francamente, non ho mai capito, oppure non voglio capire però insomma alla fine si potrebbe essere d'amore d'accordo tutti. Ci sono cose più importanti nella vita che, che scontrarsi per la religione. Guarda, io ti dico, una frase che mi sempre, me la porto sempre in mente è quella almeno, attribuita a Einstein, no? Nel momento in cui sbarca per la prima volta in America, che gli chiedono che tipologia di razza era. E lui gli ha, gli ha risposto semplicemente sono una razza umana. Credo razza che umano. già su quello si possa. Chiudere tutto un ciclo di, co di contrasti religiosi, politici, sociali. Siamo una razza umana alla fine del conti. Poi non dimentichiamo questo, comunque, è un film pure che dà quel, mh, il, il, racconta anche questo scontro, anche in maniera un po' romantica. No? Tutte queste vicende che, che sappiamo, a differenza magari del regista Paul Greengrass, che ha raccontato di, con Blue di Sunday no? gli scontri che c'erano sempre degli di cui gli due 2 ci hanno fatto anche su una canzone eh? esattamente per quel. lui ha chiamato il figlio semplicemente blu di sande mentre gli due 2 l'hanno chiamata dai blu di sande perché era proprio domenica sanguinosa domenica eh, quindi però non dimentichiamo che questi scontri hanno creato anche parecchia emigrazione anche nel, negli Stati Uniti in varie parti però prendeva valentemente negli Stati Uniti se noi ci dimentichiamo ci sono stati molti film che hanno raccontato degli irlandesi sbarcati altrove, cuori ribelli di Ron Howard con uh, Tom Cruise e Nicole Kidman e tanti altri hanno, cioè, hanno raccontato, anche addirittura il film con Tommy Lee Jones e Jeff Bridges, Blown away, foglia esplosiva che raccontava di questo terrorista che è arrivato a Boston che voleva disseminare gli esplosivi la città per rievocare un pochino tutto quello che era avvenuto nel, nel, nell'Irlanda. quindi Spesso sono stati raccontati, cioè, non è stata raccontata ehm, quello che avveniva in terra irlandese, ma lo scontro, o anche per esempio, L'ombra del diavolo con Brad Pitt e Harrison Ford che si raccontava di questo scontro fra un poliziotto irlandese e un terrorista dell'Ira Quindi c'è sempre stata raccontata, però visto anche evocato lo scontro, ma non ha rappresentato. Guarda, tu hai citato una cosa, no? Tu hai citato proprio quello che sta avvenendo in, in questi giorni, no? Io leggo tra le, le varie recensioni. Eh, lui, eh, il protagonista, arriva da una famiglia protestante, no? Sbaglio. Ok. Poi alla fine eh, cosa fa? Eh, C'è la variabile, no? La variabile che è quella amorosa, perché poi si innamora di una cattolica. Esatto, no, i cioè, oggi abbiamo un'iconografia un dell'immagine di dove ci sono due, una coppia dove esibiscono il passaporto ucraino e russo e al centro un bambino. Io credo che basterebbe solo quello a far cessare ogni ostilità, ma basterebbe solo quello esattamente esattamente, ma quelle quante ne abbiamo visto, come abbiamo visto per esempio, immagini israeliani e palestinesi queste relazioni amorose questo scontro secolare. ma eh, d'altronde stiamo parlando di un eh, di un contesto diverso o, sì. o meglio anche diciamo che l'inghilterra ci ha messo cioè il regno unito cioè nel senso proprio l'inghilterra ci ha messo del suo anche eh, in questi in questi scontri quindi perché poi sai si interviene sempre uno stato su un altro eh, e da lì poi si si innesca una, una spirale senza fine? Io sono sempre convinto che se, se come esseri umani siamo in grado di ragionare sulle cose e di colloquiare con i nostri simili, andrebbero maggiormente sfruttate entrambe le cose, perché francamente una guerra, come ho anche scritto in un mio post, nel mio profilo personale, una guerra non lascia né vinti né vincitori, ma solo delle gran perdite di probabilità, perché un bambino che muore sotto una bomba è un bambino che non ha possibilità di poter studiare, evolversi in, in futuro e magari chi ce lo dice che non sarebbe stato il prossimo medico a debellare la cura contro l'HIV, contro il cancro. È probabilità che si perdono in cenere. Quindi qualsiasi guerra non permette al mondo di potersi evolvere successivamente anche raccontare come fa Kenneth Branagh magari raccontare la, la storia della sua vita raccontare anche quel conflitto stesso ce lo dice fra 20 30 anni ci possa essere un futuro magari regista ucraino che possa raccontare quello che sta avvenendo in questi giorni tra l'altro noi tutti tutto... comunque siamo solidali ai popoli che comunque soffrono in questo caso non prendendo una una vera posizione nei confronti del popolo russo e del popolo ucraino, ma massa... noi siamo solidari nei confronti dei popoli che soffrono in quel momento, anche perché dei in popoli... Russia succedono che le rivolte contro la guerra ci sono e siamo solidari verso quelle persone che esprimono solo e esclusivamente il sentimento di pace. Noi dei quella è la solidarietà che, che possiamo dire... soprattutto resistono. E che resistono, questo è il sì. più importante, dei popoli che resistono, perché qua stiamo parlando di resilienza, non dimentichiamo, in Ucraina oltre ad subire tutto quello che c'è, c'è anche il discorso del covid, pure che accompagna tutto. Quindi, a ma infatti, ma guarda eh, Francesco, noi alla fine di, anche parlando cinematograficamente, soprattutto la stesura di questa pellicola, alla fine non possiamo esimerci dal parlare dei giorni nostri. Abbiamo attraversato due anni di covid, dove la solidarietà, effettivamente, è arrivata da più parti. No? Guardiamo anche l'Italia, la stessa solidarietà è arrivata dalla Russia. Perché nel momento in cui abbiamo avuto bisogno, lo stesso mondo è stato solidale? Perché, perché il nemico non era indivisa, il nemico era invisibile. Il nemico, lo, il nemico era un, un qualcosa che fino a ieri mai ti potevi aspettare perché insomma la medicina è andata avanti, le, anche la salute delle persone eh, non è più quella di una volta che si moriva anche. Per un qualcosa che non era curabile, oggi gran parte delle cose sono curabili. Ci abbia, abbiamo diverse armi chimiche e, e sanitarie. no Quindi il nemico era un altro, e c'è stata una solidarietà piena da tutto il mondo. C è e, da dire questo, è peccato vedersi, vedersi aver combattuto per due anni una guerra dove la, la guerra non è ancora finita perché il Covid è ancora tra noi, quindi di conseguenza non è che ce lo siamo levati dalle scatole. È peccato Vabbè, sì, vedere. che siamo, poi correggi se sbaglio, siamo alle battute finali quasi. Sì, sì, ormai sì. Per quanto riguarda le news Posso dire ah, beh, Non dimentichiamo adesso quello che stavo dicendo prima In Ucraina c'è Sean Penn adesso Che sta girando un documentario sulla situazione Che sta avvenendo Sean Penn che non è unico Che credo vado a memoria Anche lo fece per um... Fece eh. altre, altri documentari, altri documentari, no, ma Oliver ce ne fa uno, ce ne fa uno. raccontato Putin, Oliver Stone ha raccontato Putin in un documentario. No, ma Sean Penn, se non erro, eh, è il ciapo, o sbaglio, fece il documentario su quel narcotrafficante colombiano. Ah, comunque lui si è cimentato in più, in più situazioni, comunque ha voluto raccontare, quindi questo è il, è, il, è il discorso, comunque è un momento in cui si. Ci sono stati anche dei film, devo dirti, eh, ambientati, in, addirittura un film che si chiama Atlantis, che fu presentato a Venezia nel 2019, che racconta del 2025 della guerra successiva tra Ucraina e Russia. Cioè, sembra quasi incredibilmente attuale, parla di un soldato col disturbo da stress post-traumatico dopo questo conflitto che c'era stato. quindi molto spesso chi 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 lavora nell'ambito cinematografico riesce ad anticipare i tempi e a capire come Chiudi si una volta. Sì. determinate situazioni in contesti um, sociali, storici e politici. Dimentichiamo ultima news, parte arriva Batman, The Batman di, con Robert Pattinson che già ha ricevuto delle da quello che ho visto delle diversi riscontri positivi, quindi si Vedremo come andrà a finire. ti chiedo l'ultimissima cosa proprio all'ultimo minuto: l'affluenza delle sale sta aumentando, aumentata eh, per relativamente. Però, sul documentario di Morricone. Suegno appunto. Stata una bella... però la situazione è ancora in abbastanza contenuta, abbastanza complicata, anche, sì. Quindi speriamo in, uh, nella primavera possa portare una maggiore affluenza. Ce lo auguriamo tutti. Grazie ancora Francesco, una buona domenica a te, una buona domenica ai nostri telespettatori. Ricordiamo poi che questa è una puntata che andrà in replica su Rete 8 VGA, quindi salutiamo anche i telespettatori di Rete 8 VGA. Eh, se volete seguiteci, mi piace, condividete, eh, è tutto libero. Grazie ancora Francesco, alla prossima settimana. Grazie a te Donato, un saluto ai nostri video ascoltatori, alla prossima puntata.